even get some calls. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test mondo. Oggi ho fatto tra virgolette un pack, nel senso che ho raggruppato un paio di trattori alla old style, ferri vecchi ma buoni, occhio. E abbiamo un MTZ82, un T25A, che è questo qua più piccolino e mingerlino. Abbiamo un IMT558 e un PTS77 caricato sul pianale, perché appunto avendo la bena davanti ho potuto andare a farvi vedere per il silato e quant'altro. Hanno comunque tutti bisogno di qualche riaggiustatina, qualche ritocco, perché comunque sono conversioni. Come potete vedere qui mancano i braccetti del sterzo, ci andrebbe la movimentazione qua della trasmissione, mentre questo qui invece ha già qualche animazione in più. Questo diciamo un po' il punto forte, anche texture diciamo non sono niente male, ma comunque come potete vedere ha qualcosina da poter mettere e o togliere. Quest'altro invece è ferro vecchio, ma di qui vecchi vecchi, e sì, vedete, non è che sia proprio il massimo, sembra una cosa inserita ad un'altra, però diciamo funziona bene, avrebbe bisogno di qualche sistematina a livello di texture, questo sì, soprattutto questa parte davanti, queste due ruote, non so se le abbiamo messi più per bilanciare, sì, in teoria dovrebbe essere per bilanciare il peso dietro, insomma guardiamo più un po' l'utilità, ecco, che possono avere. Diciamo qualcuno potrebbero andare bene se ha qualche mappa piccola che vuole dei ferri vecchi da poter utilizzare, diciamo non sono niente male. Ce n'era anche un altro su Modoster, mi sembrava di averlo visto, l'avevano inserito da poco, ma vabbè, intanto vi prendiamo questi, partiamo col più piccolino dai, che i mega spacca anche i veri sti maledetti. Mettiamo tutta l'aria e tutti i musati sugli occhi. Allora, come potete vedere, abbiamo movimentazione dello sterzo, senza però movimentazione generale, nel senso che manca quel pezzettino di asta che viene giù, diciamo che si muove. Fari funzionano, potete vedere, dietro non ne ha. Qui dietro abbiamo il coso del gardano, praticamente l'albero di trasmissione bianco, non so il motivo, ma vabbè, non ha entrosolco, non ha neanche motrice, però pur diciamo essendo così piccolo riesce comunque a trainarmi un tre assi della Desiure qua, o Desiure come lo volete chiamare. Avete anche l'aspiratore sulla cabina, guardate. Ovviamente adesso il rimorchio è vuoto, comunque gli hanno dato una bella forza, per questo vi ho detto ferri vecchi ma buoni. Anche internamente niente male, abbiamo le vettine, dettagli, e il cruscotto è un po' così freddo, si vede che sono 3-4 foto messe lì. E Change body work, ah no, beh, ma c'è del carro dietro, perciò non c'è niente. No, perché c'è uno che si apre le porte e quant'altro, ma non era questo. Aspetta, che qua le porte potevano fare che si apriva anche la porta, potevano fare varie cosucce, cioè su una moda c'è sempre comunque qualcosa da in più da mettere, da perfezionare, perciò vabbè, adesso parcheggiamo qua. Comunque vedete anche il motore, dettagli, hanno fatto delle belle cose. Hanno fatto delle belle cose, di qua abbiamo la batteria, dinamo, motore, avviamento, insomma non sono proprio così male. Passiamo all'MT, che accensione. Qui non hanno fatto l'animazione della ventola davanti, che sinceramente potevano farla. Anche internamente molto spento, diciamo, come modo. Ci sono delle fessure sulla porta, che vuol dire un po' che è la missione che mi viene dentro freddo. Vetri vecchi e stravecchi. Fari come sempre funzionano, anche dietro. E questo qui mi sembra abbia qualcosa in più. Vabbè, abbiamo le due porte che si apre proprio del tutto, di paura da non passare. Abbiamo le luci e tettuccio sopra,
e cos'era? Anzi, tettuccio dietro, sostanzialmente. Non c'è tanto, però abbiamo almeno qualche animazione. Ha comunque una bella forza, perché oltre vabbè, a tirare il carro, se avete visto il tira quello piccolo, li tirano tutti, ve lo assicuro. Poi vabbè, dipende sempre dai carri e quant'altro, magari attaccate un bossini che avevo io nella serie, fa fatica anche il Fendt. Comunque vedete che che vago indosso il trattor nuovo, bel volantone di una volta che doveva fare 300 metri di diametro, però comunque riesce benissimo ad arare a 15 km orari, perciò andate via proprio a piena potenza. Qui vedete, potevano fargli, beh, oltre ai braccetti lo sterzo che mancano, e questo qua è una cosa proprio che manca, che deve essere fatta, devono magari fare qualche animazione della trasmissione in mezzo lì. No, non ci voleva tanto, cioè nel senso, se uno sa far bene le cose non ci vuole chissà quanto tempo, ecco. E giù. Passiamo a quest'altro che è un po' il punto forte. Allora, davanti un po' di meta che è una corda che non si sa mai che mi casca basso il cruscotto. Qua del lato avete caricatore frontale. Qui dietro se sgommate, se neve, roba varia, fango che butta su e caene. E se avevi paura di ribaltarvi, avete anche la gabbia e protezione, roll bar. Ecco qua, l'ho completato, diciamo, un attimino. Bella anche l'accensione, ha molta forza, bello anche da vedere, questo qua è più tozzo, diciamo, degli altri. E ha l'entrosolco, in effetti, come vedete, adesso che siamo praticamente sul terreno arato si muove un po' così, abbiamo sempre una ruota che sta un po' più alta. Anche qui abbiamo delle imperfezioni sullo sterzo, vedete, ci hanno lasciato un po' più alto, purtroppo. Abbiamo anche movimentazione, vedete, dell'arbitro trasmissione, non ci voleva tanto fare una cosa così anche sull'altro. Vedete, anche gira anche abbastanza velocemente in base alle ruote, se frenate si blocca, torna indietro, una bella cosa, è sempre un qualcosa in più per le mod. Lo vedete anche da, se siete sopra, soprattutto col fatto che sembra un po' sporchetto così, lo vedete ancora prima, diciamo, il funzionamento. Fari funzionano quelli normali, ma quelli sopra la cabina non funzionano, non vi dicono niente. Vabbè, avete l'IC e adesso sarà l'accensione e basta, e vabbè, sarà specchietto, però non avendo il mouse si fa poco. Comunque l'accensione, specchietto, magari lo abilitate la retrovisione dello specchietto, come in molti trattori convertiti che li hanno messo dopo, diciamo, questa cosa. Vabbè, passiamo al nostro cingolato, lo porto dove devo portarlo, praticamente dalle vacche dove c'è un po' di silato, e così vi faccio vedere la sua utilità. Diciamo, è comunque fatto abbastanza bene, anche i cingoli si muovono comunque abbastanza bene. Abbiamo qui due cose davanti là, mi stanno un po', perché sembrano due ruote ma non sono due ruote, non so se siamo fatti come bilancieri, non so se sia un fatto perché hanno sovrapposto magari due trattori, è un po' una robetta così. Comunque spero che non siano magari mode rubate o quant'altro, nel senso, li ho presi da un sito, vado in fiducia e io faccio i test mode in sé, non so né chi li ha fatti né niente. Io l'ho preso, ho scaricato, l'ho provato, ho detto aspetta che vi faccio un pacchettino fatto bene. Eccoci qua, temo già le pedane. Sapete che questo carro potete trovare, mamma sta camera qua mia, ciapo è in chiodo. Lo potete trovare il carro su un test mod che ho fatto riguardante, c'erano tre carri sostanzialmente,
A me pare la motosega che ho a casa. Sì, l'accensione non è che sia proprio il massimo. Vedete, non so se li aprono, se siano mali realmente così per evitare che tocchi, che gratti e quant'altro, sia più per un fatto del scivolamento. Internamente abbiamo le due maniglie, le lancette non se ne muovono, non ci sono chissà che robe. Avete sta mega benna davanti che per vedere dovete per forza tirarla su o giù del tutto. Che comunque vedete mi va... Ah no, non va a toccare. Sembrava che andasse a toccare. Comunque avete movimentazione della benna fin qua dietro praticamente per poter scaricare, e poi la tirate giù qua davanti per poter caricare. Sì, ho detto anch'io, ma sta benna qua come diavolo è che la faccio funzionare. Ha una capienza di 4500 litri, non è neanche proprio così una schifesa. Potevano fare qualcosina in più però, perché mi sembra, cos'è, 8, quella del gioco originale, dovevano guardare un po' le dimensioni, forse avevano problemi magari anche di pesi e quant'altro. Se volete scaricare roba alle vacche fate così e gliela scaricate e siete a posto. Sì, ha uno scarico un po' strambo, che vi dico la verità non ho mai visto, però come avete potuto appena vedere funziona. Fari vanno, nessun problema. Come i cingoli vedete funzionano abbastanza bene, sono anche ben sincronizzati i cingoli agli ingranaggi, mentre avevamo visto un altro cingolato tempo fa che non erano proprio ben sincronizzati, nel senso che si muoveva magari un po' di più l'ingranaggio rispetto al cingolo. Comunque abbiamo movimentazione di tutte le ruote e quant'altro. Sì, è magari un po' scomodo con questa benna qua, se avete carri troppo alti, questo è quello, anche il davanti, vedete, non è che sia fatto bene, non abbiamo una bella griglia, delle belle immagini, sarebbe un po' da sistemare, però, diciamo, oppure prendere questi cingoli e comunque portarli magari su un altro trattore, crearne un altro, creare anche un trattore Fiat, potrebbero creare sempre con i cingoli. Tacchette. No, non l'ha mica presa questa qua. Sì, dovete prendere un po' le misure. Vabbè ragazzi, trao alto tutta sta roba. Vabbè ragazzi, direi che anche per questo test mode di trattori old style vecchi Maboni è tutto. E avete i vari link in descrizione, perché non posso farvi un pack unico con tutti i casini che sono usciti in questo modo. Ci mancherebbe altro che magari mi adesso a colpa che ho caricato su un altro sito questo e quello, non voglio rischiare minimamente, perciò vi metto i download originali, e se un domani li togliessero e proprio c'è qualcuno che li chiede, allora magari potrei anche caricarli su qualche, sul mio sito, quello che usavo ancora per il 2013. Però dai, speriamo che li lascino e non li tolgano, così li avete sempre. Vabbè ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Da Marco95 è tutto, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao.